Settima di andata, campionato di Serie D, al Nino Lombardo Angotta si affrontano Marsala e Castrovillari, due squadre impelagate nella zona bassa della classifica. Arbitro dell'incontro il signor Gilberto Gregoris della sezione di Pescara. Settima giornata del campionato di Serie D, al Nino Lombardo Angotta si affrontano Marsala e Castrovillari. Il Castrovillari prova a rendersi pericoloso con questo cross che però non trova maglie rossonere, dunque facile per Russo arpionare la sfera. C'è un buco centrale, ne approfitta Gagliardi, sfera allargata sulla ragione che prova il tiro parato in due tempi da Russo. Il pallone dalle parti di La Ragione che prova a trovare il varco giusto, la possibilità del tiro centrale para Russo. Il dribbling, il pallone per Pucci, il cross troppo lungo. La possibilità per il Castrovillari, il tiro e arriva il vantaggio con La Ragione che incrocia benissimo e spara alle spalle di Russo al sedicesimo. E adesso è la volta della squadra di Giannusa che ha la possibilità di sviluppare una buona trama di gioco con Ferchichi, il cui tiro diventa un ottimo assist per Balistreri che buca Aiolfi 1-1. La verticalizzazione alla ricerca di Pucci, è buono il lancio, il Marsala che attacca, si tratta anzi di Maiorano che entra in area, il tiro di Maiorano. Inizia il secondo tempo, questa volta il Castrovillari in possesso palla ma la perde subito. Il tiro dalla distanza di Lanza. Ancora il Castrovillari, un tiro sbagliato che si rivela un assist e poi il direttore di gara sancisce il tiro dagli 11 metri al Castrovillari. Puntoriere contro Russo, si aspetta il fischio del direttore di gara che ancora tarda ad arrivare. Il tiro, la parata, ma il pallone termina ugualmente in rete. Russo aveva intuito la traiettoria ma non è riuscito ad evitare la seconda marcatura. No, la possibilità per il Marsala, la parata di Aiolfi. Ancora il Marsala sulla fascia destra che prova con Maiorano, uno dei più attivi in maglia azzurra, il tiro rimpallato e poi la possibilità per Balistreri che riesce a mantenere il pallone in campo, il tiro, il miracolo, ma il pallone entra in porta e c'è il nuovo pareggio per il Marsala. Buona l'azione insistita di Balistreri, capitan Balistreri che viene abbracciato dai compagni anche della panchina, azione insistita e come vi avevamo preannunciato questa è una gara ricca di gol. Padulano ruba palla, occasione per il Marsala, la possibilità con Balistreri che entra in area, il tiro rimpallato in fallo laterale. Due giocatori del Marsala in barriera, tutti gli 11 azzurri a sostegno di Russo, arriva il fischio, pallone sul primo palo e arriva il gol del Castrovillari, il pallone varca la linea bianca, probabilmente ha segnato ancora una volta Gagliardi che viene abbracciato, ma che partita quest'oggi al Nino Lombardo Angotta. Attacca il Castrovillari con un cross che attraversa tutta l'area di rigore, pallone mantenuto in campo, si va a disporre la difesa del Marsala, il tiro, il miracolo di Russo, ancora Castrovillari, arriva la quarta marcatura, il quarto gol per gli uomini in maglia rosso-nera che quest'oggi stanno dilagando al Nino Lombardo Angotta. E allora il Castrovillari ha la possibilità di ripartire, ma c'è ancora un corridoio prezioso per Padulano che si imposta il pallone, il tiro e arriva il gol della speranza di Padulano.
Incredibile partita al Nino Lombardo Angotta, una ripartenza mancata del Castrovillari, il pallone per Padulano che si invola sulla fascia, si accentra e il suo sinistro che termina in fondo al sacco. Il Marsala attacca con questo pallone all'interno dell'area di rigore, un calciato da terra e per il direttore di gara si tratta di rigore. Incredibile partita quest'oggi al Nino Lombardo Angotta. Balistreri dagli 11 metri sta provando a realizzare il gol del pareggio. Si attende il fischio del direttore di gara. Balistreri, il tiro e la parata, incredibile. Il Marsala continua ad attaccare, grande occasione sprecata con Balistreri che si è fatto parare il rigore che avrebbe permesso il pareggio agli azzurri, che comunque continua ad attaccare. Un altro pallone al centro, Balistreri di testa, incredibile, incredibile, Balistreri segna il 4-4, il gol mancato su calcio di rigore arriva soltanto dopo pochi attimi, 4-4, tutti gli azzurri sotto la curva e si riparte con la Vardera, pallone allargato sulla destra, arriva il cross, il colpo di testa centrale, Manfre, il lungo lancio trova Ogbebor che mette il pallone al terra, il cross allontanato, la rovesciata alta di uno niente, giunge il triplice fischio, partita rocambolesca ed emozionante con il Marsala che in rimonta riesce a rimediare ad un avvio incerto del match, un punteggio sicuramente che ha fatto divertire il pubblico, con un Marsala che ha dimostrato carattere ma anche diverse lacune soprattutto in fase difensiva.